i maestri d'ascia per fare interventi strutturali. E proprio da questa considerazione con Ferruccio Rossi, che è il presidente della società Servizi Portuali Turistici, avvicinati, va, è nata questa idea appunto del centro hobby all'interno di una realtà che è dinamica, quella delle barche che vanno e vengono, che hanno bisogno di cure. Pensiamo, ecco, che questo possa rappresentare un ulteriore valore aggiunto per l'ospitalità nautica. Peccato che non so se ci sono gli armatori delle barche, siamo sempre, diciamo, con la stagione così nella difficoltà di raggiungerli tutti, però secondo me, mi permetto di dire, bisogna puntare sempre di più nel coinvolgere questi armatori nelle iniziative del paese, oltre che perché hanno anche magari delle risorse a disposizione per sostenere, come è successo con la lunetta della chiesa, diciamo così, degli interventi per rendere fruibili queste barche, per far sì che magari una prossima volta sia anche bello salire su di esse e contemplare il valore del legno e l'ingegno che l'ha generato. Una testimonianza, tu non hai fatto parte del centro hobby? Sì, buonasera. Con Corrado, che è il motore di questo cantiere della memoria, abbiamo voluto cercare di recuperare queste esperienze dell'85. L'85 è stata un'esperienza che guardava molto avanti, forse troppo, perché poi nei 30 anni successivi siamo stati tutti presi dall'illusione che il lavoro con le mani fosse qualcosa di superato, fosse qualcosa di non più, diciamo così, auspicabile, e forse più recentemente ci siamo accorti che l'eccellenza italiana di fare le cose con le mani è qualcosa che tutto il mondo ci invidia, e forse non è troppo tardi per recuperare queste tradizioni. Questo è quello che con Corrado, con qualcuno vicino a noi, crediamo che questo paese possa essere di nuovo il centro del Mediterraneo per le imbarcazioni d'epoca, possa essere non solo un parcheggio, come giustamente ha detto il nostro Talevi, ma un polo d'attrazione, di bellezza e anche di cura per queste imbarcazioni che ne hanno bisogno tanto, e quindi nella cura anche fonte di lavoro per i nostri giovani. Questa è la nostra speranza, noi non ci lasciamo ancora per portare avanti questa tradizione. Non abbiamo ancora tanto tempo e c'è bisogno di qualcheduno che segua questa nostra stimolo, però pensiamo che possa essere possibile, ci crediamo e crediamo che anche qualcun altro si unirà a noi. Grazie a tutti. E lui è il frutto di questo sentire, no? Che magari lo ha anche contagiato venendo qua, perché ed entriamo, diciamo così, nella parte più proiettata nel futuro di questo momento, perché anche andando da Pietro hai trovato stimoli, incoraggiamenti a pensare che non era una pazzia, ecco, mettere le mani sulle barche. Cesare Cortale. Che dire, ho conosciuto tanti maestri d'ascia di tutte le età, giovani, anziani. Quando conobbi Pietro vidi brillare nei suoi occhi questa passione che brillava anche nei miei occhi quando vedevo una barca di legno. Praticamente lui, nel suo raccontare, nel suo modo di raccontare le cose, sono emozionato anch'io, nel suo modo di raccontare le cose aumentava in me questa passione, e comunque mi ha dato anche lui il coraggio per andare via e andare a lavorare in un altro posto, lontano dalla mia casa, dalla mia famiglia, dagli amici, perché sono dovuto arrivare fino a Napoli per trovare un cantiere che mi prendesse come apprendista. E poi dopo quattro anni sono riuscito a tornare dopo aver fatto l'esame, e ho conosciuto anche maestri d'ascia che però mi hanno detto: molla, cambia mestiere, non è cosa, è un mestiere morto. E ho deciso di andare contro queste cose e fare quello che aveva detto anche Pietro, di coltivare la mia passione, perché i sogni vanno inseguiti.
e inseguendo i sogni con la passione giusta si riesce a raggiungerli e a realizzarli. Ne sei una prova. E so che avvertite quanta anche poesia, no? C'è in questa parola, cioè queste mani sapienti che producono i fatti che sono tecnica, ma che all'interno di questa tecnica hanno un grande cuore. Penso che sia questo uno dei valori aggiunti dei maestri d'ascia, dei poeti del legno, come poi del resto anche Dante Alighieri nella Divina Commedia li identifica, come se mossi appunto da uno spirito di arte divina. È difficile appunto inseguire i sogni, accettare queste sfide. C'è chi ne sa qualcosa, un indefesso, diciamo così, insegnante, non tanto di maestri d'ascia quanto di carpentieri in legno, Eugenio Moretti. Lui è maestro d'ascia. Puoi avvicinarti per una testimonianza? Ecco, Eugenio è stato assieme a Pietro uno degli insegnanti della scuola che, grazie all'ammiraglio Dino Lascesti, che abbiamo qui fra noi, direttore dell'Arsenale, ha preso corpo appunto negli anni 90 in Arsenale per dare modo ai giovani di cimentarsi in questa sfida, di mettere le mani nel legno. E devo dire, dai ricordi che ho da giornalista, perché vi seguivo, che il primo corso diede luogo a tutte assunzioni. Giusto, Pietro? Tutti coloro che frequentarono il corso in Arsenale, non per maestri d'ascia ma per carpentieri in legno, quindi un primo gradino del percorso, però furono assunti. Poi cos'è successo? Che purtroppo questa carica, che veniva molto anche dal direttore dell'Arsenale, si è un po' esaurita. Beh, è successo quello che tutti conosciamo, la crisi economica, per cui la nautica ne ha subito gli effetti forse ancora più di altri, ancora oggi ne risente e probabilmente sarà una delle ultime a venirne fuori. Ma volevo intanto dire che io non sono maestro d'ascia, sono costruttore navale e ho fatto per 28 anni direttore dei cantieri navali Beconcini, sapete che erano dall'altra parte del Golfo, e da 10 anni faccio parte della commissione che la Capitaneria di Porto istituisce ogni volta che c'è da fare un esame per maestro d'ascia. Purtroppo è molto difficile oggi fare dei maestri d'ascia in zona da noi, perché non ci sono più cantieri navali che costruiscono in legno alla festa. Oggi ci sono altri cantieri che, pur servendosi di maestranze altamente qualificate, che sanno riparare, talvolta anche quasi ricostruire una barca in legno, però non hanno la ragione sociale idonea per certificare un ragazzo che voglia fare questo mestiere. Di questo io ne ho informato il Ministero della Marina Mercantile a suo tempo, quando era ancora Marina Mercantile, poi a comandante darò anche copia. Bisogna fare qualche cosa, perché bisogna trovare la via per dare ai ragazzi come lui, c'era bisogno che andasse a Salerno. Infatti il fatto che dove è andato sicuramente conosco quella realtà, ha imparato cose che qua non avrebbe mai imparato, perché ha visto costruire, qua al massimo può vedere delle riparazioni, però anche qui potrebbe trovare una possibilità di fare qualcosa di affine a quello che lui voleva fare. Oggi è molto difficile perché, come ha detto prima qualcuno, 35 anni fa si pensava che tutta la manodopera non serviva più a niente, mentre invece noi sappiamo quanto valga, e oggi come oggi se ne cerca ancora di più. Rimboccarsi le maniche oggi serve, se se ne ha la volontà. Però bisogna ricominciare da capo. Il CISITA, dove io ho insegnato e continuo a insegnare, cerca di fare qualcosa, in quel senso, con dei corsi per falegnami, per meccanici ed altro. Bisogna però che anche le istituzioni si affianchino, perché l'industria non è che sia tanto propensa a prendere questi ragazzi, a fare gli stage, sono visti un po' come un fastidio. Invece il rapporto, tra l'altro tutte le ultime leggi e le ultime cose parlano sempre più di sinergia tra industria e scuola.
bisogna portarla avanti il più possibile, cioè i ragazzi devono entrare nelle aziende al più presto possibile, devono toccare con mano la realtà, devono sporcarsi la mano, in questo modo si potrà fare qualcosa per loro e anche per noi. Grazie Eugenio. Ecco, le istituzioni importanti, così come Accadimare, hanno permesso ai giovani orfani di crescere. Ecco, qui c'è la testimonianza della Capitaneria di Porto. Ecco, una domenica pomeriggio il comandante della Capitaneria, che non è nemmeno spezzino, quindi insomma con impegni di famiglia e quant'altro, che però decide di dedicarci il suo tempo, è una grande, penso, testimonianza. E quindi ecco, grazie veramente di essere qua, e raccogliamo anche il tuo pensiero stimolante rispetto a questa riflessione che è maturata. Buonasera a tutti intanto, permettetemi, al di là della retorica, io penso che un caloroso applauso lo si debba a Corrado Ricci, quindi vi prego di un grande applauso, perché questa passione che mette in questa cosa è in generale per il mantenimento di certe tradizioni che ahimè stanno scomparendo, penso che sia assolutamente unica. Un saluto affettuoso all'ammiraglio Nascetti, all'ammiraglio Pagioni, vedo l'ammiraglio Chionna pure, ho visto prima, eccolo lì, insomma, gli illustri ospiti che sono qui numerosi stasera. E mi fa piacere, posso dirlo Federica, lasciamelo dire, mi fa piacere che ci sia il presidente provinciale del CNA. Perché presidente provinciale del CNA? Perché rappresenta gli artigiani. In realtà tu sei un maestro d'ascia, Cesare. Possiamo dire che ormai lo sei, il maestro d'ascia, hai superato l'esame, quindi lo sei. Ecco, io penso che il fascino della tua professione stia in questo, insomma, cioè tu sei al tempo stesso un artigiano e un artista, perché in realtà lavorare il legno, plasmare il legno, e poi ricordiamolo a tutti, può costruire fino a unità, fino a 150 tonnellate di stazza lorda, che non è che proprio stiamo parlando di barchini, stiamo parlando di qualcosa di un certo livello. È vero quello che diceva il costruttore navale prima, è vero che si sta perdendo tantissimo questa professione. Io vengo da una terra, io sono napoletano, quindi sono particolarmente legato alle unità in legno e grazie al cielo da noi ancora permane questa tradizione. Io penso però, ecco, quando vedo un 29enne, un 30enne che si affaccia a questa professione e con l'entusiasmo con cui l'ha affrontata. Il percorso è lungo, ha fatto 3 anni di tirocinio e poi dopo ha sostenuto un esame dinanzi a una commissione presieduta da un collega con un ingegnere navale che è un costruttore navale insieme con noi. Quindi il percorso è stato direi lungo. Adesso sta a te, sta ai giovani, mantenere la tradizione delle persone come Pietro e quindi fare in maniera che non si perda questa cosa, perché veramente io penso che sia il legno a qualcosa di vivo, no? Cioè, le barche in resina sono bellissime, quello che si vuole, ma il legno resta vivo ed è eterno se lo si sa trattare. Quindi veramente il testimone che tu prendi oggi, io vorrei che tu ne sentissi un po' il peso, e quindi hai fatto bene a fare questa scommessa, permettimi di dirti questa cosa. Vedrai che il futuro ti sorriderà, però mettici tutto te stesso veramente. E voi, imprenditori del settore, via dicendo, CNA e quant'altro, sostenete questi ragazzi e fate in maniera che Spezia, magari, ecco, le grazie, diventi quel polo che poi in qualche maniera possa sostenere anche i bei propositi di questi ragazzi e quindi possano guardare avanti con un certo, direi, ottimismo. Poi oggi, lo dico incidentalmente, il collega Lauriola che si nasconde, pure in sonomastico perché si chiama Giuseppe, oggi è San Giuseppe, quindi gli facciamo pure gli auguri. Io da buon perdone con le sue, insomma, ci tengo agli onomastici, quindi auguri Giuseppe. Niente, non dico altro se non nuovamente rinnovare all'amico Corrado veramente un grazie di cuore, perché queste iniziative secondo me vanno tenute, quindi quando tu mi hai parlato di questa idea che volevi dare significato insomma a questo evento che poteva anche essere fatto magari in capitaneria fra quattro mura, cioè così a consegnarti un diploma e finire la cosa, secondo me perdevamo qualcosa, invece oggi l'abbiamo riguadagnato. È giusto che davanti a tanta gente, davanti a tanti illustri ospiti, invece tu riceva un meritato diploma e guardi avanti al tuo futuro, ripeto, con ottimismo. Grazie a te Cesare.
E allora bisogna darlo questo diploma. Ci sono un po' di fotografi, ecco, in questo momento importante per la storia personale, per la storia di questo paese. Ecco, abbiamo anche Roberto Pesana che ci ha raggiunto. Ecco, è soltanto il 23esimo titolo che viene rilasciato dall'epoca codicistica, diciamo, del codice della navigazione. Quindi dal 1942 ad oggi è soltanto il 23esimo titolo per maestro d'ascia. Quindi, per capire in relazione agli anni quanti pochi riescono poi a diventare maestro d'ascia. Quindi questo forse dà un po' di peso in più a questo bel successo che tu hai raggiunto oggi. Quindi veramente con grande grande piacere ho il privilegio di consegnarti il diploma di maestro d'ascia, di cui poi dovrà fare tesoro. Insieme ad un quadrillo eccellente che è Pietro Ricci, questa saldatura di passato, presente e futuro. C'è anche il momento della firma. Ecco, questo è il registro, appunto, che riporta tutti i nomi dei maestri d'ascia dal 42 ad oggi. Gran parte di queste persone sono appunto delle grazie. Ora Cesare non è graziotto, ma penso che questa sera lo sia un po' diventato. Volevo dare un attimo a Pietro un ricordo che ho preparato. Certo. Linda, no? Una fotografia che ricorda il trofeo Mari Ferman dell'anno scorso, che abbiamo fatto una dimostrazione di calafataggio qua davanti con una barca. Tira la foto, facciamo la fotografia. È solo un pensiero, però è importante. Io credo. Ecco, il trofeo Mari Ferman è stato un momento propulsivo di consolidamento di questa amicizia, perché appunto quelle immagini lì che mi ricordo scattai io, cioè, che abbiamo anche poi diciamo così preso per dare senso alla locandina con questo titolo Mani Sapienti, ecco, il trofeo Mari Ferman è stato un momento importante. Credo che anche il fatto che possa ripresentarsi qui quest'anno a giugno, insomma, sia anche frutto di queste buone energie che abbiamo messo in campo guardando al passato e guardando al futuro. Ora, come sempre succede, diciamo, in questi piccoli momenti conviviali c'è anche un po' di brindisi, la famiglia appunto di Pietro, noi abbiamo insomma portato un po' di vino, un po' di brigidini dalla fiera di San Giuseppe. Ci sono anche persone che avevano in programma di andare alla fiera di San Giuseppe e sono qui fra noi, come Lorenzo Carassà, Lorenzo Casella, che ringraziamo, anche lui un altro consigliere della società Servizi Portuali e Turistici che sostiene queste iniziative. Non so se ci sono degli amministratori che volessero dire qualche cosa. C'è nessuno del comune? No, non c'è nessuno. C'è nessuno, c'era anche peccato la Paola Barsotti, che era figlia di Ivo, che è stato uno dei compagni di avventura di questo centro hobby. Voi avrà occasione poi di rendersi conto delle tante belle cose che ha fatto suo padre, che vogliamo ricordare qui in questo momento. Direi che possiamo rompere le righe, per dirla alla militare, e quindi gustiamoci il vino per proseguire la serata. E all'interno ci si può limitare a salutare.